Luciano Moggi non ci sta e tuona la sua verità. In una libreria del centro di Milano ha infatti presentato il suo ultimo libro, Il pallone lo porto io, scritto assieme al giornalista Andrea Ligabue, e nel quale promette di raccontare alcune delle verità mai rivelate. In questa partita facevano sempre problemi di arbitri, allora io un giorno gli dissi, vabbè, fate una cosa, voi portate l'arbitro, io porto il pallone, così è venuto il titolo del libro. È il secondo questo, però... questo qui non ha niente a che vedere con il primo, perché il primo era esclusivamente calciopoli, questa è la carriera, i fatti che mi sono capitati, belli o brutti, durante la carriera. E l'ex dirigente della Juventus, condannato a 2 anni e 4 mesi in appello al processo per calciopoli e radiato dalla giustizia sportiva, identifica in Inter e Milan le protagoniste, come forse più dei bianconeri, del calcio malato. È venuto fuori praticamente che l'illecito l'avevano combinato altre società e non la Juventus, perché la Juventus non è mai stata accusata di illecito sportivo, altre società sì, però prescritto. Questo è quello che praticamente porta a questo processo, che è nient'altro che una farsa.